L'occasione per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza stradale, su come guidare, sul rispetto delle regole in auto, sia al volante sia come passeggero. Un'opportunità offerta dall'incontro che si è svolto qualche giorno fa nella sala auditorium dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri De Villa di Latte Dolce. A seguire i consigli degli esperti c'erano gli studenti delle ultime classi dell'istituto diretto da Maria Nicoletta Puggioni. È stata proprio la dirigente a sottolineare come l'argomento rappresentasse un tema di grande attualità. In un momento nel quale si discute di omicidio stradale dal punto di vista del profilo normativo, il modo migliore per affrontare questa problematica, dice la dirigente, è attraverso un'attività di prevenzione, soprattutto tra i giovani. L'incontro, organizzato dal Rotary Club Sassari Silchi, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'ACI di Sassari, dell'USR e del settore Polizia Municipale del Comune di Sassari. Tra gli ospiti d'onore, Omar e Nello Magliona, il primo indiscusso campione automobilistico, il secondo esperto pilota e istruttore di guida sicura. E proprio ai giovani si sono rivolti gli esperti di sicurezza stradale. Con Omar Magliona, che al termine di un video mozzafiato che lo mostra alla guida della norma M20 durante l'ultima scala piccada, ha spiegato quali siano le attrezzature indossate dai piloti e come queste debbano sempre essere in ordine e omologate per garantire la sicurezza. Nello Magliona invece, grazie ad un simulatore di guida al quale si sono alternati alcuni studenti, ha mostrato quali debbano essere le corrette posizioni per una guida sicura. Il nostro impegno oggi, ha detto Sebastiano Pisano del Rotary Club Sassari Silchi, vuole essere un'occasione per contribuire a sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole per una guida sicura, concetto poi ribadito dal vicepresidente dell'ACI Cicci Gambella. Il modo in cui decidiamo di muoverci, a piedi, in bicicletta, in moto o ancora in macchina, ha detto l'assessore alla mobilità Antonio Piu, ha i suoi risvolti sulla sicurezza di chi ci sta vicino. Ecco allora che l'educazione stradale passa prima di tutto da ciascuno di noi, perché determinati comportamenti che riguardano la nostra sicurezza hanno poi delle ricadute anche sugli altri. Rispettare le regole aumenta la sicurezza e riduce il rischio per tutti. Il rappresentante della giunta di Nicola Sanna ha ricordato poi che l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'ACI Sassari, ha avviato lo studio di un piano comunale sulla sicurezza stradale che consentirà di effettuare un monitoraggio sui flussi di traffico e intervenire sui punti critici della circolazione stradale nel territorio di Sassari. Aggiungendo che sempre in collaborazione con l'Automobile Club Italia si stanno anche programmando iniziative di informazione e formazione sulla sicurezza stradale. I primi consigli intanto sono arrivati dagli agenti della Polizia Municipale Sassarese, Andrea Falchi e Antonello Fadda, che hanno illustrato ai ragazzi presenti i rischi amministrativi e penali per i minori e neopatentati che guidano in stato di ebbrezza. Efficace anche la proiezione di alcuni video curata dall'istruttore di simulatori di guida Paolo Pinna. I filmati hanno mostrato gli effetti anche devastanti di alcuni crash test con l'impiego di manichini sul mancato utilizzo o uso scorretto delle cinture di sicurezza, quindi della non corretta installazione in auto dei seggiolini per i bambini. A seguito delle ultime analisi compiute dal Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL, risulta di nuovo potabile l'acqua a Latte Dolce. Così il sindaco Nicola Sanna ha firmato ieri sera l'ordinanza con la quale ha revocato il precedente divieto per l'utilizzo diretto dell'acqua, che resta invece in vigore per la Pedraia e Biancareddu. Le recenti analisi avevano evidenziato che l'acqua della condotta non fosse conforme ai parametri dei coliformi fecali ed escherichia coli, dunque poteva essere utilizzata solo se bollita e per tutti gli usi igienici, compresa la pulizia personale. Il primo cittadino di Sassari aveva dunque emanato un'ordinanza con la quale ne limitava l'uso e solo previa bollitura. Nella serata di ieri è arrivato il controordine, l'acqua è di nuovo potabile. La mostra sui mestieri del mare è un vero e proprio successo, con un pubblico di studenti che ha superato quota 500 tra ragazzi e bambini delle scuole superiori, medie, elementari e della prima infanzia della provincia. Entro fine mese gli studenti supereranno quota 700 e l'amministrazione comunale di Sintino, su richiesta dell'associazione Il Tempo della Memoria, che ha organizzato l'evento, ha deciso di prolungarla sino a tutto il periodo natalizio. La mostra, organizzata dall'associazione appunto Il Tempo della Memoria in collaborazione con il GAC Nord Sardegna, ha preso il via lo scorso 9 novembre nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale al piano terra del Palazzo Comunale, fronte piazza del municipio.
A disposizione ci sono circa 200 metri quadri nei quali sono stati sistemati un gran numero di oggetti da lavoro legati al mare, a partire dagli attrezzi del mastro d'ascia per arrivare agli attrezzi da pesca del tonno, delle ragoste e della pesca alla lampara. I visitatori possono trovare anche i modellini della tonnara, delle imbarcazioni utilizzate durante la mattanza, gli abiti usati dai tonnarotti e gli strumenti originali usati nella tonnara saline. Ad arricchire la mostra ci sono alcuni pannelli illustrativi con foto e testi che raccontano le attività della pesca. Durante la visita, gli studenti, questa volta in sala consiliare, possono assistere alla proiezione di due video, uno sull'attività della pesca con la lampara e un altro sull'attività della tonnara. Grazie al bando promosso dal GAC, afferma Francesca De Montis dell'Associazione Il Tempo della Memoria, siamo riusciti ad allestire una mostra che ci consente di trasmettere agli studenti, alle nuove generazioni, le tradizioni, gli usi e i costumi del nostro paese. Hanno aderito 18 scuole, dalle superiori alla scuola dell'infanzia, di Sassari, Alghero, Porto Torres, Validoria, Villanova Monteleone, Badesi, Olbia e Stintino. Gran parte del materiale raccolto nella mostra di proprietà dell'associazione farà parte del nuovo Museo della Tonnara, che a breve sarà allestito nell'ex edificio Alpi sulla strada panoramica di accesso al paese. Stiamo procedendo con gli allestimenti interni, fa sapere il sindaco Antonio Diana, e il nostro obiettivo è metterlo in rete entro la prossima primavera. Sarà una struttura che accoglierà antico e moderno, laboratori e attività didattiche e rappresenterà il tassello portante dell'area museale che in una seconda fase sorgerà all'ingresso del paese, consentendo la riqualificazione della zona del vecchio depuratore. Il nuovo museo della Tonnara, tra acquisto del terreno, recupero dell'edificio, ampliamento e allestimenti, ha comportato un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro. Vi invito allora, popolo dell'MMA, terza edizione del Colosseum, un evento importantissimo per lo sport in generale in Sardegna. 5 anni fa abbiamo iniziato appunto questa avventura, che è quella di far conoscere in Sardegna le Mixed Martial Arts. È stato un progetto ambizioso e grazie a Dio siamo riusciti a portare grossi numeri, grossi personaggi. Siamo arrivati alla terza edizione del Colosseum, che è un evento che appunto organizzo oramai già da 3 anni. Ha avuto un grosso riscontro non solo a livello regionale, ma addirittura a livello nazionale, e quest'anno per la prima volta ci sono anche atleti stranieri che appunto hanno tutti gli interessi a partecipare appunto alla nostra manifestazione e a combattere nella gabbia sarda. Presento l'ultimo incontro main event, direttamente dal team Bad Boys di Sassari. Un successo annunciato, visti i numeri degli anni precedenti. Ma speriamo, nel senso che io da promoter mi auguro almeno di riuscire a fare, se non di più, almeno i numeri degli anni passati, anche perché, ripeto, il pubblico del Colosseum è la vera anima dell'evento stesso. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo una ricchissima card, abbiamo due cinture di campioni d'Italia messe appunto in palio della Combat League, e poi, come sempre, cercheremo di non far mancare lo spettacolo. Ci saranno un sacco di artisti locali e non, ci sarà sempre comunque musica e intrattenimento per cercare di avvicinare le famiglie a questo tipo di sport, che già di per sé è spettacolare, se più ha una cornice di spettacolo, rimane lo spettacolo nello spettacolo. Quindi mi auguro che appunto il pubblico sardo non si faccia scappare questa occasione. Il 5 dicembre a Sassari, al Palace Santuru, appunto Colosseum, terza edizione. Il vincitore. Di nuovo insieme con un appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se preferite invece mandarci una mail. Se volete cliccare il nostro sito potete andare su www.telegin.tv. Ogni giorno troverete il notiziario del giorno e l'archivio di tutti i notiziari e naturalmente anche tutte le nostre produzioni. Vi leggo oggi due notizie che arrivano dal comando dei Carabinieri. In questi giorni i carabinieri della stazione di Porto Rotondo stanno intensificando i controlli dopo alcuni furti denunciati nei cantieri e al termine di mirati accertamenti hanno denunciato a piede libero un disoccupato 47enne con precedenti di polizia responsabile di ricettazione e porto arnesi da scasso.
L'uomo, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di parte del materiale trafugato tra il 28 ottobre e il 5 novembre scorso dalle cave site sulla 125 in località Casagliana Caldosu del comune di Olbia. Sono stati recuperati 20 kg di cavi di rame già riconsegnati al legittimo proprietario. E ancora nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Golfo Aranci, al termine di attività di indagini, hanno denunciato a piede libero un 50enne olbiese disoccupato responsabile di furto aggravato. Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di identificare l'uomo che alcuni giorni prima in località Baia de Bas del comune di Golfo Aranci aveva asportato delle reti da pesca per un valore di 1.500 euro di proprietà di un pescatore 60enne locale che aveva successivamente poi sporto denuncia. La refurtiva, totalmente recuperata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che potrà così riprendere la sua attività di pesca. Queste erano le notizie da parte dei carabinieri. A me non resta che salutarvi e ringraziarvi per averci scelto anche oggi. Ricordarvi che dopo la seconda parte, dopo la pausa pubblicitaria, c'è la seconda parte del nostro notiziario. Ciao e grazie. Quita que abavi canto era John Clareta di Danny Clinton. Ma sono che di bianco e ruio non si inibizzi solo lì. Quita che abavi canto era John Clareta di Danny Clinton. Ma sono che di bianco e ruio non si inibizzi solo lì. E già si ruiti tutto e non irà samanti un po' più. E già si ruiti tutto e non irà samanti un po' più. In campagna e tu si credi in paradiso, curucani e curaiata tra gli atti tutti prendo a letto. In chissà casa in campagna e tu si credi in paradiso, curucani e curaiata tra gli atti tutti prendo a letto. E già si rubiti tutti e non irà samanti un po' più. E già si rubiti tutti e non irà samanti un po' più. E tu capi di tendi che noi signori e mericoli. Basta che potrei ad un cipi fa comparassi un giorno. E già si rabbi tutto, non ha rassato manco un po' più. E già si rabbi tutto, non ha rassato manco un po' più. Ma come ti lo vedi un po' più da pizzi subito che un vero amico. La vita è lontana, lontano, già notte in Parigi sono di capo. Ma come ti lo vedi un po' più da pizzi subito che un vero amico. E già si rapito tutto, non ha rassato manco un po' più. E già si rapito tutto, non ha rassato manco un po' più. Non ha rassato manco un po' più. A chi già si rapito tutto, e già si rapito tutto.
TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.